Ed eccoci qua, ragazzi, lo hanno fatto di nuovo, un po' come Britney Spears. Ah, voi pensavate che non facessero Naughty Dog e Sony una remastered così velocemente di The Last of Us Parte 2 dopo aver fatto un remake di The Last of Us Parte 1 dopo solo 7-8 anni? E invece certamente che l'hanno fatto. Prima di parlarne e vedere cosa ha questa versione in più o in cosa migliora rispetto a quella di 3 anni fa, vediamoci questo trailer esteso, che tra l'altro non ho ancora visto perché ho visto solo i trailer, quelli di 20 secondi, che ci spiega probabilmente, forse, qualcosa in più. I don't know what happened. I was supposed to take her to the fireflies and walk away. Because of her, they were actually going to make a cure. The only catch. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? They would kill her. Even if we found her, or by some miracle found someone else that's immune, it'd make no difference. Because the only person who could develop a vaccine is dead. I know all the leads have dried up, but Joel's still out there, you know? We're gonna have to run! Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. You don't get to rush this. Ok, parliamone, lasciando qua magari sulla scritta remastered. Quindi, che cosa avremo in più? Beh, l'abbiamo visto. In realtà non hanno detto le modalità grafiche, ma fondamentalmente sarà un 4K nativo se giocate a fedeltà, quindi a 30 fps, e un 1440p, ovviamente esteso a 4K, per la versione 60 fps. In più vanno ad aggiungere dei contenuti: suonare la chitarrina liberamente, avere dei vestitini in più, avere dei lost level, tra l'altro commentati dagli sviluppatori, e poi questa, che secondo me è la cosa più interessante forse, modalità extra roguelike, dove chiaramente facciamo più arcade, giochiamo solamente per il gusto di giocare il gameplay di The Last of Us Parte 2, appunto in una modalità roguelike. Tutto questo per cosa? Per quanto? Beh, in realtà per 10 euro in più se avete già il gioco originale per PS4. Però il prezzo pieno, cioè il prezzo finale per chi compra che non c'aveva il vecchio gioco, ancora mi sembra che non sia stato rilasciato. Ma io credo che non dovrebbe superare i 50 euro. Questo ve lo dico perché banalmente la versione di listino di PS4 di The Last of Us Parte 2, digitale, se lo comprate diciamo a prezzo proprio pieno sul PS Store, costa 40 euro. Quindi 40 euro più 10 euro fa 50 euro, quindi comunque non avrebbe senso venderlo standalone a più di 50 euro. Ora, detto ciò, detto cosa si può trovare dentro questa versione remastered, che appunto uscirà praticamente a gennaio, quindi fine 19, tra un mese, due mesi. 19, esce praticamente fra due mesi. Cosa ne penso? Io avevo abbastanza blastato la versione remake del primo, perché secondo me rivenduta totalmente a prezzo pieno, 80 euro, non aveva tantissimo senso, anche se poi magari diciamo che aveva senso perché era uscita anche su PC, e allora lì sì che aveva senso giocarlo, o perché semplicemente il pubblico PC magari non aveva mai preso una PS4 o PS3 e quindi aveva senso. Però su PS5 mica tanto. In questo caso è un po' diverso, perché se avete già il gioco effettivamente sono solo 10 euro, è come pagare un piccolo DLC per avere un bel po' di migliorie e anche una versione
di gameplay in più quella roguelike. Considerate che il gameplay di The Last of Us Parte 2 è anni luce migliore del primo ed è estremamente ben fatto e molto divertente. È forse una delle parti forti del gioco. Ovviamente c'è la narrativa, ma anche il gameplay è figo. Quindi avere una modalità arcade roguelike sarebbe sicuramente divertente da giocare. Ora, ci sono però delle piccole problematiche in tutto ciò. Nel frattempo magari vi lascio il trailer che scorre in loop, se va in loop, spero. Perché, per esempio, io non potrei riuscire a beneficiare di questa situazione. Perché? Perché io ho il gioco originale fisico, però ho comprato una PS5 digital. Quindi non avrei modo di far capire alla PlayStation, insomma, che io ho il gioco. Quindi io, per esempio, non posso pagare 10 euro avere una remastered, che forse avrei fatto più che altro per giocare la versione roguelike, mi sarebbe piaciuto farlo. Pagarlo, ricomprarlo a prezzo pieno o il prezzo che metteranno, che non so quale sia, però io penso intorno ai 50 euro per il discorso che ho fatto prima, non credo che lo farò. Tranne che il prezzo non sia appunto ancora più basso, ma non so. Detto questo, è veramente singolare che puntino così tanto sul riproporre cose già fatte, come appunto un remake del primo e adesso una remaster del secondo a distanza di soli 3 anni. Che vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che probabilmente è molto facile per loro monetizzare su un brand come The Last of Us, anche se effettivamente in questo caso, per tutti quelli che possono fare un upgrade da 10 euro per avere un pochino tutte queste feature in più, soprattutto di gameplay, ma volendo anche di avere una grafica ancora più nitida, perché ovviamente chiaramente avere un 4K nativo o comunque un upscalato da 1440p è più figo da vedere, e inoltre ci saranno anche caricamenti migliorati, ci può stare, ragazzi, per 10 euro ci può stare, lo posso accettare. Ricomprare il gioco lo posso accettare un po' di meno. Il problema è che nel mio caso specifico credo che non ci siano grandi soluzioni. Cioè, se avete comprato il gioco scatolato e poi avete una digital PS5, non credo ci sia un modo per usufruire dell'upgrade a soli 10 euro, anche se voi fisicamente ce l'avreste il gioco comprato su PS4. Detto questo, che vogliamo dire, il gioco è ovviamente straordinario, perché comunque The Last of Us Parte 2 è un gioco bellissimo, un gioco anche molto emozionante, uno dei pochi giochi che mi ha fatto un po' tremare le mani sulle decisioni da fare, soprattutto a fine gioco, per via ovviamente della trama e per come si sviluppa, non sto qui a dire, per chi non l'ha giocato, e quindi compratevelo se non l'avete mai comprato, ecco, diciamo così. Sicuramente è un'esperienza molto bella da provare, e poi in questa sarà la versione sicuramente migliore. Non so se uscirà una versione PC, non l'hanno detto ad oggi, eventualmente avrebbe senso se uscisse anche chiaramente una versione PC di questa remastered, avrebbe molto molto senso, però vediamo, non l'ho sentito ancora. Detto questo, ragazzi, sì, è sempre un po' controversa qua la situazione dal punto di vista del riproporre stessi contenuti già fatti con piccole migliorie, però appunto, dato che è solo 10 euro l'upgrade per chi lo può fare, ci posso stare, ecco, diciamo così. Però mi ha sorpreso comunque, non pensavo che questo leak potesse essere vero, invece effettivamente è vero. Fra un paio di mesi ci sarà una remaster di The Last of Us Parte 2. Detto questo, boh, fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto nei commenti e ne discutiamo. E poi, insomma, vedremo un po' come si evolve la situazione. Spero che esca anche una versione PC, sinceramente. Quello sarebbe molto buono, soprattutto per tutto quel pubblico di gamer PC che magari non ha mai comprato, non vuole comprare una PlayStation in generale. Quindi, però potrebbe beneficiare sicuramente di un gioco di altissima qualità. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Noi ci aggiorniamo e ci becchiamo prossimamente. Voi statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao.